Abbiamo proposto al ministro Franceschini e al ministro Garavaglia una norma che speriamo possa essere inserita con un emendamento nella conversione del DL Sostegni oppure possa essere inserita nel prossimo testo del DL Sostegni 2, una norma che preveda un fondo specifico per queste città, perché noi abbiamo subito il peggior danno economico di tutto il paese. Musei chiusi, teatri chiusi, trasporti, tutto quello che noi abbiamo nelle nostre città è anche al servizio dei turisti. Nel momento in cui i turisti sono venuti a mancare abbiamo avuto dei danni economici giganteschi. Se non ripartono queste città non può ripartire l'Italia, perché l'Italia dal punto di vista turistico deve la sua immagine positiva alle nostre città, a città straordinarie, bellissime come Firenze, Venezia, Napoli, Palermo, Roma, città che ovviamente sono conosciute in tutto il mondo. Se noi veniamo lasciati soli ci troveremo ad affrontare un'estate difficile, nonostante lo sforzo che stiamo facendo con la riapertura dei musei. Tra poco riaprirà anche il museo della Galleria dell'Accademia con il David, ma ripeto, lo Stato non può parlare della bellezza, dell'importanza delle città d'arte e poi non fare nulla di concreto e di conseguente. Avete fatto anche dei conti, cioè quante risorse ci vorrebbero per questo fondo? Io posso solo dire che se noi prendiamo le principali 6 città d'arte d'Italia, il danno economico in termini di PIL è superiore ai 50 miliardi di euro. Se consideriamo tutto il comparto, perché l'industria del turismo copre il 14-15% del PIL italiano. È chiaro che sono cifre altissime, noi chiediamo un ristoro per le città d'arte che possa essere almeno di 20 milioni per ognuna di queste città, quindi un fondo che possa andare intorno ai 200-300 milioni di euro. Non chiediamo moltissimo, l'indispensabile per poter affrontare questa stagione estiva.